Ciao a tutti ragazzi, qui è Buttafuori e oggi sono qui per farvi vedere la seconda parte di Agrifata. Ecco, questo è il castello che abbiamo lavizzato l'altra volta e adesso Ordine Caotico vuole finire il lavoro. Ecco, adesso infatti, dopo aver fatto questa scalinata, non butta una secchiata, ma bensì aumenta il range della lava e la fa scendere giù. Ecco qua. E ora via verso nuove avventure. Ecco qua. Scendiamo giù con l'ascensore d'acqua perché è un po' alto qua e ci si può fare la bua facilmente. Ma comunque bisogna fare attenzione lo stesso perché è facile cadere giù anche da una secchiata d'acqua. Basta un passo falso e si fa un bel volo. Ecco qua. Oramai siamo arrivati. Bene. Adesso ci sono un po' di mob che danno un po' fastidio. Compreso questo ragno che adesso verrà subito prontamente ucciso. Senza far storie, vero ragno? Ecco, bravo, così. Ecco, ora qui c'è una gabbia con dei villager rinchiusi qua al loro destino. Questo scritto Go fuck yourself o qualcosa del genere. Ecco qua, adesso vi liberiamo noi. Avanti. È un po' dura l'ossidiana, ma la spacchiamo lo stesso. Ecco, siete liberi. Avanti, uscite fuori, correte liberi tra le praterie. Ho detto muovetevi. Su, non mi piace ripetermi. Visto che ho fatto un po' freddo in cella, che ne dite di un bel bagnetto caldo? Eh? Un po' come ci sarebbe quella fonte là dietro, però. Ecco, ordine caotico. Volevo fargli il bagnetto, però l'hai ucciso te. Uffa, dovrò tenerlo per il prossimo villager. Va bene. Eccomi qua, di nuovo al centro commerciale. Qui c'è sempre la folla che scalpita per i saldi e non ci penso neanche ad andare lì perché ci tengo la pelle e alla mimetica soprattutto. E dunque adesso vado a quella costruzione di sì, Sandstone e Glowstone, pronto per distruggere quel portale là dentro. Ma prima devo aspettare Ordine Caotico, che anche lui vorrebbe il piacere di farlo. Ecco, che dovrebbe arrivare. Eccolo lì. Avanti, spacchiamolo. Anche se poi in realtà non si spacca. E dunque stiamo qui a picconare per niente. Ecco, qua lo ha deciso di buttarci la lava, così almeno si spegne il portale. Sì. Però ci vorrà un po' di tempo. Dunque, tanto spacco un po' l'edificio. E Ordine Caotico intanto ci sale sopra. Guarda, intanto c'ho visto un trenino che va. Ecco, zombie che mi prende le spalle, così, a caso. Ecco, spacco un po' l'edificio, così almeno prendi i blocchi per farmi il range per la lava. Spacca giù tutto, spacca giù tutto. Ti rompete i blocchi. Anche i blocchi di con sul muschio possono servire. Ok. Tanto qua. Eccomi qua nel centro commerciale di nuovo a spaccare un po' di blocchi di Sanson. E là intanto c'è Ordine Caotico che ha già pietrificato quel posto là di prima, quel portale, anzi ex posto, perché adesso non c'è più. Tanto io spacco qua questi blocchi di glowstone, che eh sì, glowstone, vuol dire sandstone. Oggi confondo la sandstone con la glowstone. Oh ciao ragno, anche tu sei venuto qua a far shopping, vero? Dai, però adesso devi morire, ok? Dicevo, oggi confondo un po' troppo la Sandstone con la Glowstone e la Glowstone con la Sandstone, guarda.
È un po' grave. Già. Ecco qua, guardate il mio bell'inventario. Ecco, adesso inizio a fare una scalinata di sandstone per fare la colata. La colata di quelle alte proprio. Ecco, adesso però faccio una pila a caso, che adesso devo buttare giù di nuovo. E adesso, siccome la pietrificazione è un processo lungo e lento, accelero un po' il video. A dopo. Madness! Madness. This is Sparta! 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 Thank you.
Ok ragazzi, ecco qua, ora mi appresto ad andare verso quella casetta di legno dove adesso ordine caotico. E adesso, indovinate cosa gli voglio fare? Ma chissà che cosa gli voglio fare, eh? Però stavolta non è grande come quella di prima, però si può bruciare lo stesso. Ah, ho rotto anche accendino, ma non è un problema, ne ho tanti. Sti accendini usati. Ecco, guardate come brucia. Brucia, brucia, casa nerd, brucia. Dai che poi almeno accende un po' la temperatura che fa freddo, ora che arriva l'inverno. Perfetto, guarda come brucia bene. Ok. E ora guardate un po' questa strada qui. Dove porta? Oltre che la giungla, guardate un po'. La fatta è così lunga e non porta da nessuna parte. Forse è ancora in costruzione, ma guardate come lo vogliono fare grande sto server. Ecco, intanto brucia giungla. Brucia. Così almeno togno cartogno e contento. Che poi dopo diventa Tonio Carbonio. L'amante degli alberi fossilizzati. Qui diventerà tutto di carbone. Aia, bruciato acendino. Eh sì, bruciato accendino. Ho rotto accendino. Guardate qua, brucia. Sì, ho l'armatura incantata. L'ho presa prima coi saldi. Ecco qua, accendino nuovo. E pronti via. Ecco, qui direi che può bastare. Non voglio sprecare tutti gli accendini nella giungla. Qui è quasi del tutto raso al suolo la casa. Non c'è quasi più nulla. Ecco, adesso vado su quella scalinata qui che mi ispira una bella colata lavica. Scenderebbe giù in un modo stupendo. Diventerebbe uno scivolo perfetto. Gli amici di Tompa, del Tompaso. Ok. Iniziamo già a mettere i blocchi e farci lo scivolo. E ora via con la secchiata. Tutto giù a valle. Eccola, tanto si è visto la foresta in fiamme. E là c'è il castello che ho lavizzato prima. Ok, ora mi trovo qui al supermercato e mi appresto a fare il regalino agli abitanti qua che non ho fatto prima. Te l'avevo conservato posto per prima. No, 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 non voglio commerciare niente. Brucia, brucia. Ecco così. Una calda accoglienza. Bravo, ordine caotico che hai buttato gli smeraldi nella lava. Però ce ne sono tantissimi qua. Guarda come brucia. Senti, è combustibile perfetto. Vi voglio quest'inverno per il mio camino. Ok, ora so che cosa usare per alimentare il camino. Ecco, ora manca solo uno. Però lo lascio stare. E ora guardate un po' che uso la tecnica che usa spesso ordine caotico, ovvero la tecnica dell'albero. Adesso qui, siccome ci ho messo tanto a cercarlo, ho accelerato. Ecco qua l'albero. E adesso salgo sopra. Come vuole Tonio Cartogno. Però senza forbici a punta arrotondata. Per la sua disperazione. Ecco, guarda, Tonio Cartogno, per cosa usiamo i tuoi alberi? Se erano alberi della giungla, figurati te. Ecco, tanto ci arrampichiamo così. Salta su, salta su. Ecco, qui, scusate un po' per il buio, ma adesso metto a posto. Ecco qua. Brillante.
Ci ho messo un po' a fare questo range con gli alberi, però viene bene con gli alberi, devo dire. Però io preferisco sempre la scalinata. Ecco. Tanto qui sistemo un po' l'inventario ed eccomi qua. Ordine caotico è quasi pronto. Io devo solo. Anzi, l'ho già pronto il range. Intanto aspettiamo che si fa la sua sedia, che così può vedere bene anche lui. Guardate che spettacolo il paesaggio di lava. Ecco qua. Via con la secchiata. E questo è per te, Tonio Cartogno. Anzi, dovrei dire Tonio Carbogno adesso. Adesso viene giù, copre tutti gli alberi e li pietrifica. Dovrebbero carbonizzarsi, però diventano di pietra. Che strano. Jeb, fai sì che quando la lava copre gli alberi diventano carbone, per favore. Ecco. Adesso qui ho accelerato un po' perché la lava sapete che è lenta a scendere. È più lenta di non so cosa, boh. Vabbè. Ecco qua. Direi che per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao. Inoltre, la prossima parte vedrete come diventerà questo posto.